A bordo del vascello fantasma. Come fanno i fantasmi a ormeggiare le navi al molo? Le cime gli passeranno tra le dita. Ah! Capitano, c'è un clandestino. Ho detto agli uomini di frugare tutti i ponti. Eccellente! E quando lo trovate, usate lui per pulire i ponti! Usate le sue narici come aspirapolvere e i peli delle ascelle come straccio! È proprio necessario. Non possiamo solo fargli una ramanzina e scaricarlo al prossimo porto. Non ci saranno ramanzine sulla mia nave, Nostromo! Siamo tagliagole sanguinari, non parrucchieri azzimati! Voglio che questo terricolo penzoli dal pennone per le budella! Che schifo. Non ci darà problemi comunque. Non può arrivare a questa parte della nave. Ho detto agli uomini di barricarci dentro. Perché devi sempre barricarci insieme? Boh, oh, fa un po' come vuoi, ma trova quel ratto di sentina! Dobbiamo prendere controllo di questa nave per arrivare a Zaro. Oh,
Questo è cannone, non cacciacani! Serve più polvere! Ok, amico mio, è ora di provare cannone! Io accende miccia, poi noi sale dentro veloci! Capito? Oh, non fare bambino! Starò bene! Starò sicuro dentro tua testa! Tu invece, beh, cerca di atterrare su tua parte più solida! Aspetta, forse io non sicuro di questo! Abbassa il trabicolo! Leva il pappagorgio! Fai qualcosa con l'ancora! Insomma, fai rotta per Tana di Zarok! La sala degli eroi! Ancora tu, razza di perdigiorno? Non hai una cripta in cui stare? Fortaschi, tu vieni a visitarmi ancora, io? Tu sembri un poco sbattuto e debole, certamente. Dovresti usare meglio il tuo scudo magico. Lo scudo magico è la più avanzata arma scientifica di... Ok, per ora ci concentreremo sul ravvivare la tua forza per il combattimento. Bevi questa pozione per essere potente e marziale come Karl Sturgard, ma non così affascinante, ovviamente.